Ciao a tutti! Ciao a tutti e bentornati sul canale! Allora, oggi video finalmente sugli oli essenziali, su tutte le proprietà, sugli oli essenziali che dovete avere assolutamente in casa e su tutto quello che ci potete fare con gli oli essenziali che secondo me, a mio parere, dovreste avere. Qualcosina in casa dovreste averla. Scusate se sentirete rumori, ma fa caldissimo, inoltre piove, sta piovendo oggi, ma fa veramente caldo, sto grondando, quindi ho dovuto lasciare tutto aperto, mi dispiace, cercherò di urlare un po' di più, ma si sentirà tanto casino, lo so. Allora, iniziamo subito dall'olio essenziale di cannella. Personalmente a me la cannella come gusto non piace, ma l'olio essenziale è davvero qualcosa di eccezionale per i mille usi che ha. È antibatterico e antisettico. Potreste per esempio spruzzarlo nell'ambiente con un po' di acqua, magari mettere una boccettina di acqua con qualche goccia di olio essenziale di cannella all'interno e spruzzarlo un po' nell'ambiente. Questo favorisce appunto l'eliminazione dei batteri, proprio ne previene la nascita di batteri in casa, di influenza, raffreddori, è davvero davvero ottimo ed è, come vi dicevo, anche antisettico. Quindi potreste per esempio utilizzare qualche goccia di olio essenziale all'interno del detersivo per lavare a terra e lavare tutta casa, e questo appunto aiuterà a prevenire la formazione di batteri. Energizzante, nel senso che se vi sentite un po' giù di tono potreste magari mettere qualche goccia di olio essenziale all'interno del burro di karité, prendere quindi un pezzettino di burro di karité o magari olio, tipo olio di rosa o olio di argano, olio di riso, quello che utilizzate magari per il corpo, ecco, metterci qualche goccia di olio essenziale di cannella, massimo due gocce, e magari andarla a massaggiare qui sui polsi. E come vi dicevo, è veramente energizzante, vi tira su se vi sentite un po' giù di tono. Inoltre stimola la circolazione ed è anticellulite. Quindi potreste prendere per esempio, come vi dicevo, il vostro olio per il corpo, metterci qualche goccia di olio essenziale all'interno, 4-5 gocce su 100 ml di prodotto, e andare a massaggiare la zona interessata, tipo delle gambe o dell'addome. Aiuta la digestione. Quindi se avete mangiato tanto e vi sentite pesanti potreste metterne un po' sull'addome, sullo stomaco, sempre utilizzando un olio, mai l'acqua, perché nell'acqua non si discioglie. Io raramente utilizzo l'acqua in casi proprio estremi, ma vabbè, non ne voglio parlare perché magari qui ci sono delle discordie sull'utilizzo degli oli essenziali. Quindi potreste utilizzare sempre il vostro olio per il corpo, mettere 2-3 gocce all'interno e massaggiare l'addome, dove magari vi sentite pesanti, quindi sullo stomaco. È afrodisiaco, quindi potreste utilizzarlo per un massaggio di coppia. E questo è tutto, queste sono le proprietà dell'olio essenziale di cannella, quindi secondo me dovreste assolutamente averlo in casa. Parliamo del tea tree classico. Chi non ha mai sentito parlare dell'olio essenziale di tea tree? Adesso vi dico quali sono le sue proprietà. L'olio essenziale di tea tree è un vero e proprio antibiotico naturale, quindi potreste magari utilizzarlo per purificare l'ambiente dai batteri. Quindi magari potreste utilizzare 10 gocce di olio essenziale di tea tree in un diffusore, se ce l'avete, lo potete trovare un po' ovunque, oppure se volete potreste utilizzare quei sciogli candela, non so se l'avete mai visto, sono proprio degli oggetti in ceramica dove voi mettete la candela sotto e sopra ha tipo un piattino. Ecco, quello serve per sciogliere le tarte, che sono praticamente quelle candele a cera profumate, tipo le Yankee Candle, ecco, per intenderci. Se avete quello potete metterci qualche goccia di olio essenziale di tea tree lì sopra, che con il calore della candela profuma insomma tutto l'ambiente. Non ha un buon profumo il tea tree, vi avviso, veramente è orribile, ci vuole tempo ad abituarci, sì,
Però dai, tutto sommato ci si abitua, ecco. Quindi potreste magari purificare l'ambiente in questo modo. Poi è ottimo contro i raffreddori, l'influenza, la sinusite e la bronchite. Come fare? Potreste magari metterci 4-5 gocce di olio essenziale all'interno di un pentolino di acqua e fare proprio dei veri e propri vapori. Questo aiuta a sciogliere anche se avete il catarro, quindi ottimo per la bronchite. Va a sostituire l'aerosol, ecco, che è pieno comunque di schifezze all'interno, questo è naturalissimo ed è ottimo. Poi è ottimo per combattere la candida. Se avete problemi di candida, io vi consiglio di fare qualche sciacquo con il tea tree, ovviamente in questo modo. Quindi prendete per esempio una ciotolina, la riempite di acqua, una ciotolina non so, normale. L'acqua, ci mettete un cucchiaino di bicarbonato di sodio e 2 gocce di olio essenziale di tea tree. Non esagerate perché la zona è molto delicata. E andate a fare proprio degli sciacqui intimi, come se vi stesse lavando normalmente. Lo fate, diciamo, a giorni alterni. Quindi un giorno sì, un giorno no, per una settimana e vedete come va. Io lo utilizzo spesso per combattere appunto infiammazioni o in tal caso la candida ed è davvero ottimo. Ottimo anche per combattere la forfora sui capelli. Quindi che cosa fate? Prendete il vostro shampoo, possibilmente neutro, e ci mettete 2 gocce di olio essenziale di tea tree all'interno e vi andate a lavare normalmente i capelli quando volete. Questo dovrebbe aiutare un attimino a ridurre la forfora. È ottimo per i brufoli, per l'acne, quindi per la pelle problematica. Voi lo sapete bene perché vi ho fatto tantissime ricette per la pelle grassa e problematica in cui era essenziale avere l'olio di tea tree. Quindi magari potresti utilizzare una goccia all'interno della vostra maschera facciale che fate tutti i giorni, magari con argilla. O magari potreste prendere un po' di olio, qualsiasi olio d'oliva, olio di riso, olio di girasole, olio di argano, qualsiasi olio voi abbiate in casa, olio di cocco. Ci mettete, prendete un batuffolo di ovatta. Ci mettete l'olio, lo imbevete nell'olio e ci mettete giusto 1 o 2 gocce massimo di tea tree e lo andate a tamponare appunto nella zona interessata dove avete magari la problematica del brufolo, dell'acne. Per l'acne io vi consiglio di fare settimanalmente una vera e propria maschera fatta di argilla, miele e qualche goccia di tea tree oil. Ottimo per combattere la micosi delle unghie, ve l'ho fatto anche vedere in video precedenti, basta mettere all'interno di una bacinella dell'acqua 2 cucchiai di sale da cucina e qualche goccia, massimo 5 gocce di tea tree all'interno dell'acqua e andate a immergerci proprio i piedini e li lasciate a riposo tipo 5 minuti massimo e vedrete appunto che riuscirete a combattere anche la micosi delle unghie. Questo è, diciamo, uno dei rimedi un po' più soft. Se invece avete proprio una problematica grave, io vi consiglio di fare così. Prendete sempre un batuffolo di cotone, ci mettete 2 o 3 gocce di olio essenziale lì sopra, così puro, e l'andate a mettere sull'unghia dove c'è la micosi. È un po' più diretto, ma efficacissimo. È ottimo contro gli insetti, le zanzare. Può essere utilizzato anche diretto sulle punture di insetti, api o zanzara. Quindi ne basta una goccia direttamente sulla puntura. Io diciamo che sconsiglio sempre l'utilizzo degli oli essenziali direttamente sulla pelle perché sono molto forti, però consigliano proprio questo, quindi o direttamente una goccia oppure diluitelo sempre un pochettino nell'olio. Andiamo avanti e passiamo ad un altro olio molto molto interessante che è l'olio essenziale di arancia rossa. Allora, l'arancia rossa o arancio dolce è un olio essenziale molto particolare, soprattutto per combattere lo stress e i problemi psicologici legati quindi a uno stato mentale. Quindi io vi consiglio di utilizzarlo se avete per esempio dei casi di depressione. So che è un argomento un po' delicato, però è davvero molto utile perché aiuta a combattere lo stress, l'ansia, l'insonnia, aiuta appunto a calmare e combattere
gli stati nervosi, la depressione, da utilizzare in tutto l'ambiente di casa, quindi utilizzatelo all'interno di diffusori. Oppure, se volete, potreste fare così: prendete un barattolino di vetro, ci mettete all'interno metà barattolino di olio qualsiasi, magari un olio che non puzzi, tipo l'olio di riso è inodore, quindi è perfetto, o l'olio di girasole è perfetto. Ci mettete 10 gocce di olio essenziale di arancio rosso all'interno e comprate dei bastoncini di legno, quelli tipo per gli spiedini andranno bene, ecco, questa è proprio una ricetta così casalinga, li mettete all'interno e questi aiuteranno a diffondere, diciamo, l'odore dell'arancio rosso in tutta la casa. Magari potreste anche bollirla invece di tisana, che non andrà bevuta ma andrà semplicemente a diffondersi nell'aria. Prendete l'acqua, la mettete in una pentola, mettete all'interno 10 gocce di olio essenziale di arancio, ci mettete della buccia di limone, della buccia di arancia e la fate bollire, lasciate bollire l'acqua e questa rilascerà questo odore buonissimo di arancia in tutta la casa. È un ottimo, ottimo anticellulite, quindi potresti utilizzare anche questo per dei massaggi. Per quanto riguarda l'insonnia, invece, io vi consiglio di prendere un po' di acqua, metterlo in una boccettina, metterci all'interno 3 gocce di olio essenziale di arancio rosso, agitate bene perché non si scioglie, non si diluisce nell'acqua l'olio essenziale, e lo spruzzate nella zona della camera da letto, magari sul cuscino, e questo aiuterà appunto a combattere l'insonnia. E andiamo all'olio essenziale di lavanda, che è più o meno molto simile come proprietà a quello dell'arancio dolce. Si possono anche unire insieme questi due oli essenziali per avere una maggiore efficacia. Allora, l'olio essenziale di lavanda è rilassante e distensivo, quindi aiuta proprio a ritrovare la calma se siete stressati, se siete nervosi. Diffondere un po' di olio essenziale di lavanda per tutta la casa aiuterà a rilassare l'ambiente. Ve lo consiglio perché realmente è così, poi è piacevolissimo come profumo. A mio parere mi piace tantissimo. Concilia il sonno, quindi se soffrite di insonnia, la stessa cosa vale anche per l'olio essenziale di lavanda. Spruzzate un po' di questa soluzione fatta di acqua e gocce di lavanda vicino alla camera da letto, sul cuscino, e vedrete appunto che aiuterà a rilassarvi e a ritrovare appunto il sonno. È un forte antibiotico e antisettico come il tea tree, quindi è ottimo anche per combattere raffreddori, influenze. Potreste per esempio prendere un po' di burro di karité, metterci 2-3 gocce di olio essenziale di lavanda all'interno e potreste massaggiare il composto magari vicino alla gola, se avete problemi di tosse, mal di gola, o magari qui vicino al naso se avete problemi di raffreddore. Lenitivo, quindi se avete magari dei problemi di irritazione varia, potreste utilizzarlo appunto per lenire la pelle. È ottimo anche sulle punture di insetto, in questo caso sulle punture di zanzara, ed è anche repellente, quindi se lo avete in casa potreste fare così per esempio, o metterlo addosso sempre, distribuirlo con un olio, oppure se non lo volete mettere addosso perché vi dà fastidio, prendete un batuffolo di cotone. Ci mettete circa 10 gocce all'interno di questo batuffolo di cotone e lo mettete vicino al letto. Questo dovrebbe, insomma, proteggervi dagli insetti. Analgesico. Se avete per esempio dei dolori muscolari, potreste fare dei massaggi. Olio essenziale di patchouli, che a mio parere, come profumazione, l'essenziale di patchouli è antidepressivo. Ecco, questa cosa io non la sapevo, l'ho letta adesso. Anche se a mio parere non ha un odore piacevole perché è molto forte, a mio parere mi fa venire mal di testa, è un antidepressivo veramente molto potente, aiuta a ritrovare il buon umore. Quindi è ottimo da diffondere in tutta la casa. Anche questo olio essenziale è antistress e antiansia, quindi aiuta a calmare. Quindi se siete molto stressate, se siete molto nervose,
Secondo me è ottimo diffonderlo appunto nell'ambiente di casa ed è un ottimo anticellulite, quindi può essere utilizzato insieme ad altri oli anticellulite come appunto quello di cannella, quello di arancia, eccetera, eccetera. Oppure fare dei bagni, quindi se avete la vasca a casa potreste riempite la vasca di acqua, calda, tiepida, come volete, anche fredda, e andate a metterci 2 cucchiai, anche 3, di sale che avete in casa, quello grosso, quello fine, quello che avete, e ci mettete 10 gocce di olio essenziale di patchouli all'interno, vi immergete e rimanete per 20 minuti, vi rilassate, vi aiuterà sicuramente ad eliminare anche lo stress. L'olio essenziale di patchouli è a cicatrizzare, potreste per esempio utilizzarlo all'interno di una crema allo zinco, proprio quella crema che si compra ai supermercati per bambini. Ecco, ci mettete 2 gocce all'interno di un pochettino di crema che voi andate a prendere, a prelevare dal tubetto, e la andate a mettere dove magari avete appunto delle cicatrici da acne, oppure avete dei funghi, dei brufoli. Ecco, potreste fare in questo modo per cercare di rendere l'aspetto della vostra pelle un pochettino migliore. Olio essenziale di rosmarino, un vero e proprio calmante anche questo, quindi se siete stressate, magari per lo studio, per il lavoro, ecco, diffondere un po' di olio essenziale di rosmarino fa sempre sempre bene. È un battericida e antivirale, è utile per i malanni stagionali, quindi più soprattutto in inverno, ecco. È ottimo per i raffreddori e per la tosse, in quanto va proprio a fluidificare il muco. In alcuni casi gli oli essenziali si possono anche ingerire, ma è meglio chiedere al rivenditore in questione se l'olio essenziale che voi state comprando è possibile ingerirlo, perché se l'olio essenziale che state acquistando è possibile appunto ingerirlo, io vi consiglio di prendere un cucchiaino di miele e una solamente goccia di olio essenziale di rosmarino all'interno, e l'andate o a bere così, cioè a mangiare così, oppure a metterlo all'interno del tè, oppure magari all'interno del latte la mattina, del latte caldo. Questo cucchiaino di miele con il rosmarino aiuterà appunto a calmare la tosse. È un potente antidolorifico, quindi se avete per esempio dei dolori muscolari vi consiglio di fare dei massaggi con dell'olio e 4 o 5 gocce all'interno di quest'olio. Come avete potuto vedere, diciamo, la quantità, la dose di oli essenziali non deve essere superiore alle 10 gocce. 10 gocce vi consiglio di utilizzarle quando la quantità di acqua o di olio è veramente tanto, tipo se fate dei bagni, allora ci mettete 10 gocce di oli essenziali all'interno, perché comunque l'acqua nella vasca è enorme, mentre per piccole quantità basterà veramente 1-2 gocce massimo. Aiuta a combattere la forfora, quindi potreste anche questo utilizzarlo all'interno di shampoo o di maschere. È anche ottimo per combattere la caduta dei capelli, infatti si utilizza in tantissime fialette per la caduta dei capelli. Potreste prepararle anche voi in casa queste fialette, semplicemente con... allora, prendete 100 ml di olio, in questo caso è preferibile un olio leggero, tipo olio di riso, perché comunque deve andare sui capelli, e ci mettete all'interno 5 gocce di olio essenziale di rosmarino e 3 gocce di olio essenziale di menta o eucalipto, e andate a massaggiare la cute, la massaggiate, la tenete in posa per circa 20 minuti, dopodiché risciacquate. L'olio essenziale, anche questo davvero molto utile, ve ne ho parlato in questo momento, è l'olio essenziale di eucalipto. Allora, l'olio essenziale di eucalipto è un ottimo antibatterico e antisettico, quindi anche questo secondo me è ottimo per combattere raffreddori, influenze, tosse soprattutto, davvero davvero ottimo. Si può per esempio utilizzare su un fazzoletto bagnato, ci mettete 2 gocce di olio essenziale di eucalipto su questo fazzoletto bagnato, lo potete applicare vicino al naso se per esempio non riuscite a respirare per il raffreddore, quindi aiuta un attimino a aprire le narici. Potreste utilizzarlo per dei massaggi al torace utilizzando magari un burro come quello come il burro di karité. Si può fare una bella doccia rinfrescante.
Mettete qualche goccia di olio essenziale di eucalipto all'interno del vostro bagno schiuma neutro e vi fate la doccia. Questo è rinfrescante, quindi per l'estate è davvero il top, specialmente dopo che tornate dal mare, che vi sentite un po' tutte accaldate, è ottimo appunto utilizzare questo olio essenziale. Che è successo? È un ottimo disinfettante, quindi potreste disinfettare anche la biancheria. Potreste mettere qualche goccia di olio essenziale all'interno del lavaggio, per esempio in lavatrice, massimo 2 gocce, non di più, non esagerate perché comunque è sempre un olio. E vedrete che appunto i vostri vestiti profumeranno di freschezza. Comunque, me ne mancano solamente 3. Ed è l'olio essenziale di limone. L'olio essenziale di limone, se si può utilizzare, se si può ingerire e mangiare, dovete sempre chiedere, è ottimo da utilizzare, da utilizzare nelle torte, nei panettoni. Io lo metto spesso. Allora, in ambito cosmetico è ottimo per la pelle grassa, quindi per pelle problematica e acneica. È ottimo per rinforzare le unghie. Ed un po' di olio d'oliva. In una ciotolina piccolina ci mettete 3 gocce di olio essenziale di limone e mettete le vostre manine all'interno. Massaggiate, 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 lasciatele un pochettino in ammollo per circa 10 minuti e dopodiché risciacquate e pulite tutte le mani. Fatelo 2 volte a settimana e vedrete appunto che le vostre unghie saranno molto più forti. Poi è ottimo per schiarire le macchie della pelle. Io per esempio l'ho utilizzato per una maschera sotto il braccio, proprio una maschera fatta con argilla e olio essenziale di limone, per schiarire la parte delle ascelle che di solito è sempre un po' più scura per la depilazione. Prendete 2 cucchiai di argilla verde, ci mettete un po' di acqua per diluirla e ci mettete 2 gocce di olio essenziale di limone, la mettete sotto il braccio e la lasciate un pochettino a riposo, dopodiché risciacquate, fatela 2 volte a settimana e vedrete che comunque la parte qui sotto sicuramente diventerà un po' più chiara. È ottimo per la cellulite, è ottimo per la circolazione, quindi potreste utilizzarlo sia per dei massaggi anticellulite oppure sulla cute per stimolare la circolazione e quindi prevenire la caduta, per esempio, potreste utilizzarlo insieme all'olio essenziale di rosmarino. Batte la nausea, quindi se avete problemi di digestione, anche qui potreste mettere un po' di soluzione sempre con l'olio o col burro. Io lo ripeto perché non vorrei che magari qualcuno l'andasse a mettere puro perché vi bruciate la pelle, vi avviso. Quindi sempre diluito in olio o burro e andatelo a mettere appunto sulla zona dello stomaco. Vi dicevo, può essere utilizzato anche in cucina. Se è possibile utilizzare, dipende dagli oli essenziali. Per esempio, potresti aggiungerne una goccia per fare dei biscotti, nell'impasto dei biscotti, nell'impasto del panettone, nelle marmellate. E dà quel gusto in più che neanche la buccia di limone riesce a darvi. Top, 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 assolutamente da avere in casa l'olio essenziale. L'essenziale di Ylang Ylang è molto particolare come olio essenziale, soprattutto perché ha tanti benefici per i capelli. Allora, partiamo dal fatto che è un grandissimo rinforzante dei capelli e delle unghie. Dà tantissima brillantezza al capello, lo rende proprio. Gli dà un aspetto migliore, quindi potrebbe essere utilizzato per esempio all'interno di maschere. Prendete la vostra maschera, il vostro balsamo abituale, ci mettete 4 gocce all'interno e vedrete che davvero è tutta un'altra cosa. Potreste utilizzarlo anche nello shampoo, ma io lo consiglio più nelle maschere perché rimane. È un afrodisiaco, quindi va messo all'interno dell'ambiente per stimolare. Antidepressivo e antistress anche questo, quindi è ottimo. Ottimo per contrastare gli eczemi della pelle. Io per un periodo di tempo li ho avuti e li ho combattuti grazie all'olio essenziale di Ylang Ylang. Avevo proprio degli eczemi vicino alla parte dei glutei che non so ancora tutt'oggi da che cosa siano stati derivati e lo utilizzavo appunto massaggiandolo con un olio per il corpo, mettendoci all'interno queste 3-4 gocce solite di olio essenziale di Ylang Ylang e massaggiavo tutta la zona interessata. Sono andati via nel giro di 2 settimane. Potreste farci anche dei bagni aromatici, per esempio,
quindi fate due cose in uno, sia afrodisiaco che combatte gli eczemi e i problemi della pelle. Potreste metterci qualche goccia, per esempio, nella vostra crema abituale per il viso, se avete per esempio la pelle grassa o acneica o comunque avete dei brufoli, potreste metterci due gocce all'interno della vostra crema da giorno e l'andate a applicare normalmente. È davvero ottimo e poi ha un buon profumo l'olio essenziale di Ylang Ylang, non è fastidioso. L'olio essenziale di menta aiuta ovviamente a respirare meglio, quindi se avete problemi di sinusite vi consiglio di fare dei vapori con l'olio essenziale di menta. È ottimo per combattere l'alitosi, quindi se avete problemi di alito, mettere una goccia sul dentifricio che utilizzate abitualmente aiuterà a combattere e a prevenire l'alito cattivo. E questo anche perché è un antibatterico, quindi è utile appunto per combattere quei batteri che si trovano all'interno della bocca e che causano appunto l'alitosi. È ottimo anche da diffondere per tutto l'ambiente di casa, proprio perché è antibatterico, quindi aiuterà a purificare l'aria e a combattere gli acari. Quindi se per esempio volete combattere gli acari del materasso, prendete una boccettina di acqua con lo spruzzino, ci mettete all'interno 10 gocce di olio essenziale di menta e lo spruzzate sul materasso prima di mettere le lenzuola. È repellente per le zanzare, quindi è ottimo anche per eliminare le zanzare. È utile per il mal di testa, quindi prendete un pochettino di burro di karité, prendete un cucchiaino di burro di karité solito, ecco, le ricette più o meno sono sempre le stesse, cambiano solo gli oli essenziali. Ci mettete una, massimo due gocce di olio essenziale di menta, massaggiate bene affinché comunque l'olio essenziale penetri all'interno del burro di karité e diventi un tutt'uno, e l'andate a massaggiare vicino appunto alle tempie, aiuterà a combattere il mal di testa o qui, perché comunque se il mal di testa deriva da qui è una questione di sinusite ed è ottimo, ottimo perché come vi dicevo apre le vie respiratorie. E questo era tutto, più o meno queste sono le proprietà un pochettino così di tutti questi oli essenziali, che sono gli oli essenziali che dovreste assolutamente avere in casa. Questo kit che io ho è un kit che potete acquistare sul sito Minerali Liberi e costa davvero pochissimo, e sono tantissimi oli che, come avete potuto vedere, potreste utilizzare per tantissime tantissime cose. Tutto quello che io vi ho detto l'ho preso sul sito che vi lascio giù nell'info box, dove troverete anche le proprietà di tantissimi altri oli essenziali. Spero che il mio video vi sia stato utile, se è stato così mi raccomando lasciate tanti pollici in su, iscrivetevi al canale se siete nuove, se siete appena passate di qui, iscrivetevi ai miei social, al mio Instagram, vi lascio qui in sovraimpressione il nome, mi trovate lì, e vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!